Siamo in compagnia di Nello De Gregorio, storico e presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto. Abbiamo idea, noi di Polifemo L'Occhio di Abate, di lanciare una bellissima iniziativa per l'autunno, un gemellaggio, uno scambio interculturale tra la Taranto sotterranea e la Napoli sotterranea, visti gli ipogei tarantini, ma anche un'occasione per fare uno scambio, realizzare uno scambio culturale considerando l'artigianato tarantino e l'artigianato napoletano. Avremo il piacere di realizzare questo anche e soprattutto con l'Associazione Nobilissima Taranto da lei presieduta, da lei diretta. De Gregorio, una iniziativa che potrebbe far crescere davvero il territorio. Sì, io sono felicissimo intanto di questa opportunità e non vedo l'ora che si traduca in un processo effettivo, anche perché dal punto di vista proprio dello studio e della forte affinità sia storica che urbanistica fra la Taranto sotterranea e la Taranto napoletana, c'è tanto da dire. In questo senso ho avuto la fortuna nei mesi scorsi di incontrare una studiosa, Roberta Variano, una studiosa di primo piano a livello nazionale dell'ambiente sotterraneo di Napoli, che è stata lì spesso a ricordarmi proprio di questa ecco, forte affinità. E poi c'è anche l'artigianato. E poi è evidente che sarà il periodo dei presepi. E certo. E quindi questo percorso va sfruttato. Questi legami che ricostituiscono poi che cosa? Né più né meno un legale che storicamente c'è sempre stato fra Taranto, periferia, ma periferia e attenzione, periferia privilegiata del regno borbonico. E periferia che ha avuto la fortuna di essere legata a Napoli anche attraverso la presenza di grandi arcivescovi, tutti provenienti più o meno dall'area napoletana, vedi il Capo Celato. Quindi questi percorsi veramente possono rivitalizzare anche dal punto di vista turistico culturale la nostra città. Noi vogliamo rilanciare la nostra Taranto, noi siamo fieri e orgogliosi di essere meridionali. Viva Taranto, viva Napoli, viva il nostro sud.